Buongiorno. Il Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria è lieto e onorato di contribuire con la sua partecipazione al progetto Terzin 1710, che vede la sua realizzazione pesantemente condizionata dalle note restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. Per tale motivo, il concerto si presenta con la forma di una registrazione video a porte chiuse. È per me di particolare importanza rievocare attraverso la musica dei compositori che hanno vissuto la tragica esperienza della deportazione nel campo di concentramento di Terzin, un momento di espressione musicale che ha raggiunto vertici di assoluto valore artistico. Un'esperienza che ho potuto toccare con mano diversi anni fa, quando ho avuto la fortuna di imbattermi nell'operina di Hans Krása, Brundibár, composta proprio durante la sua prigionia a Terzin, che ho potuto studiare e dirigere in una produzione del Teatro alla Fenice di Venezia. Nel programma odierno saranno proposti i lavori di Erwin Schulhoff, Ilse Weber, Viktor Ullmann e Pavel Haas. Erwin Schulhoff nacque a Praga nel 1894, cecoslovacco di origine ebraica, allievo di Dvorak. È uno di quei compositori della cosiddetta Entartete Musik, musica degenerata, ossia la musica proibita dal nazifascismo. Fu inizialmente internato a Praga nel giugno del 1941 e successivamente deportato nel campo di concentramento di Würzburg, vicino a Weissenburg, in Baviera, dove morì di tubercolosi il 18 agosto 1942. Schulhoff dedicò il suo duo per violino e violoncello, cito le sue parole, al maestro Leos Janácek con profonda ammirazione. Il duo fu presentato per la prima volta nello stesso anno in cui fu composto, a Venezia, nel 1925. Del brano originale, composto di quattro movimenti, ascolteremo i due centrali, Zingaresca, Allegro giocoso e Andantino. Ilse Weber, nata Herlinger, nacque nel 1903 a Witkowice, in Moravia, in un ambiente multiculturale dove i cechi vivevano fianco a fianco con polacchi, ungheresi ed ebrei. A 14 anni cominciò in forma privata a scrivere poesie, canzoni, racconti e a tradurre in ceco poesie in lingua tedesca e viceversa. Con sua grande sorpresa, molti dei suoi lavori vennero pubblicati da giornali e trasmessi in programmi radio. Nel 1929 sposò Willy Weber, dal quale ebbe due figli, Anosh e Tommy. Nel 1942 furono deportati nel campo di concentramento di Theresienstadt. Cominciò a lavorare dapprima come infermiera nell'ospedale dei bambini, dedicandosi ai più deboli fra i deboli. Durante le notti insonni cercava di fuggire dalla dura realtà scrivendo poesia e musica. Durante il giorno, leggendo le sue poesie e canzoni ai bambini malati, cercava di alleviare il loro terrore. Il 6 ottobre 1944, Ilse Weber fu uccisa nelle camere a gas di Auschwitz, insieme a suo figlio Tommy e ai suoi bambini dell'ospedale. Di Ilse Weber ascolteremo quattro Lieder nella versione per contralto e pianoforte. Primo, Vado errando per Theresienstadt, il secondo, Ninna Nanna per Anička, il terzo, E la pioggia cade, il quarto, Ninna Nanna. Viktor Ullmann nacque nel 1898 a Teschen, nella Polonia meridionale, da famiglia ebrea. Cresce e vive tra Praga, Vienna, Stoccarda e Zurigo e nel 1918 è allievo di Arnold Schönberg. Più tardi studierà anche con Alexander von Zemlinsky. Dal 1942 si apre una delle pagine più buie, ma paradossalmente più produttive della vita dell'artista. È il periodo della deportazione a Terzin. Ullmann è docente e critico musicale, organizza concerti e rappresentazioni teatrali. Come compositore fu eccezionalmente prolifico e mentre si trovava a Terzin scrisse un totale di 24 lavori, 21 dei quali sono stati preservati. Venne trasferito ad Auschwitz il 16 ottobre 1944 e trovò anche lui la morte nelle camere a gas, probabilmente il 18 ottobre.
di Ullman ascolteremo Drei Yiddish Lieder, tre Lieder Yiddish, per voce e pianoforte, composti a Terezin a partire dal maggio 1944. Il primo, Piccola Betulla, il secondo, Margherite, il terzo, Una ragazza avanti negli anni. Pavel Haas nacque nel 1899 a Brno, capitale della Moravia, in una ricca e importante famiglia ebrea. Nella stessa città studia composizione al conservatorio sotto la guida di Leos Janacek, maestro che ebbe una profonda influenza sul suo sviluppo artistico. Diventa noto come compositore di musiche per il cinema ed il teatro. Fu deportato a Terezin nel 1941, dove continua la sua attività compositiva anche all'interno del ghetto, grazie all'energica esortazione dell'amico Gideon Klein. Tra le sue opere più importanti, composte durante il suo ultimo anno a Terezin, ci sono i Quattro Lieder su poesie cinesi, una composizione matura, scritta su molti livelli diversi, che fu eseguita in un concerto nel giugno del 1944. Quest'ultima opera esprime una sintesi del suo stile e raccoglie, più che in ogni altra composizione, l'umore della vita nel ghetto di Terezin, un mondo affettivo in bilico tra vita e morte, tra l'affermazione di sé e la totale disperazione. Come Victor Ullmann e assieme ad altri musicisti, tra i quali Gideon Klein, Hans Krása e Karel Anserl, anche Pavel Haas fu trasferito ad Auschwitz il 16 ottobre 1944 e trovò la morte nelle camere a gas poche ore dopo. I testi dei quattro leader su poesie cinesi che ascolteremo, Ho udito il grido delle oche selvatiche, Fra il bambù, Lontana o luna è la mia casa, Notte insonne, sono la traduzione in lingua ceca di liriche appartenenti a quattro diversi autori cinesi. Il primo ed il terzo brano sono basati su un ostinato, costruito sulla melodia dell'antico corale di San Venceslao. Il ciclo termina sorprendentemente con una coda improntata a gaiezza e spensieratezza, quasi a voler trasmettere una certezza di speranza. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Und dann